Bella a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video. Oggi andremo a vedere i tre fucili d'assalto migliori, secondo la mia opinione, su COD Mobile. Ma prima, via la sigla. Eccoci qua ragazzi, iniziamo la nostra top 3. Iniziamo con l'HBR, un'arma molto forte, ma che fino a poco tempo fa si poteva soltanto avere se avevi shoppato un centinaio di euro più o meno nell'estrazione. In questa season finalmente l'hanno resa disponibile per tutti, non come rarità epica ma come rarità normale, ma alla fine l'arma è quella, non cambia più di tanto. Parliamo un poco dell'arma. È un'arma molto equilibrata, ma tutte e tre le armi, ovviamente, tutti e tre i fucili d'assalto che andremo a vedere oggi sono i più equilibrati, diciamo, fra gli altri. Come equilibrato intendo che ha una buona precisione, un buon rinculo, buoni danni, buona cadenza, buona mobilità, diciamo, ha tutto più o meno buono, quindi un'arma che viene ovviamente utilizzata ad alti livelli. È molto precisa. L'unico problema di quest'arma a volte potrebbe essere il rinculo. Andiamo a vedere la seconda arma, l'HVK30, un'arma che secondo me ancora tutt'oggi è sottovalutata. Fin da quando è uscita, io l'ho subito amata. Killa molto facilmente e velocemente. Rispetto all'HBR ha leggermente danni inferiori, quindi fa meno danno, però ha una cadenza maggiore, quindi spara più colpi al secondo. Quindi diciamo che nel totale, sparando più colpi al secondo, secondo me fa più danni dell'HBR. Ditemi la vostra se secondo voi fa più danni l'HBR o l'HVK, o in quanti millisecondi killa l'HBR o l'HVK. Il rinculo di quest'arma è verticale da lontano e orizzontale da vicino, quindi da vicino basta che tenete leggermente il rinculo e killate molto veloce. Da lontano vi basta mirare nella pancia e con una scarica vi sale verso la testa e killate molto easy e velocemente l'avversario. Io questa qui epica l'ho presa nel bundle, visto che fino a poco tempo fa c'era solo sulla cassa. Adesso andiamo a vedere l'altra arma, che secondo me è la migliore da ben tre stagioni, da ben tre season, e non la penso solo io così. La prossima arma penso già potete intuire di quale sto parlando, quale potrebbe essere. E si parla ovviamente del KN44. Adesso l'andiamo a vedere subito. Prima vi faccio vedere l'ultima kill con l'HVK, che è molto precisa. Eccola qui. E adesso parliamo del KN. Un'arma, come ho già detto, sempre al top da quando è uscita. Da quello che mi risulta, non è mai stata nerfata né buffata. Forse dovrebbero un poco nerfarla perché fa tanti danni e ha pochissimo, ma veramente poco rinculo. Quindi non dobbiamo parlare di rinculo verticale, orizzontale, dove mirate più o meno si sta lì, si stabilizza lì la mira. E poi fa tanti danni, shotta veloce sia da vicino sia da lontano. L'arma secondo me più OP di questo gioco. È stata subito resa disponibile a tutti, bastava compiere qualche missioncina. Poi è uscita quella epica nel bundle come l'HVK con la stessa skin. E vi consiglio tantissimo di giocare queste armi senza merino. Non vi serve a nulla il merino. A volte è meglio non averlo, anche perché sarà una mia impressione, ma ha una velocità di mira maggiore senza merino. Detto questo, io vi saluto.
Ditemi se volete un'altra lista, magari delle tre SMG migliori. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video sul mio canale. Bella a tutti ragazzi, dal vostro Nitros. Ciao ciao!